Hey, what you drinking, baby? What you drinking, baby? Cari amici, buon gustai, gaudenti e impenitenti, oggi inizia la quarta serie della trasmissione televisiva Ape Aria Cooking Show e iniziamo da canale Dagordo, da piazza Albino Luciani. Albino Luciani a quasi 1000 metri d'altitudine, 976 per la precisione. 976 metri di altitudine, siamo con l'amico collega giornalista, anche della guida Best Gourmet, Andrea Cipriano, che oggi per noi farà un po' il cicerone in questo percorso tra Agordo, Canale d'Agordo e la Valbelluna, e andremo a scoprire delle eccellenze incredibili. Ma intanto due cose sulla ristorazione della provincia di Belluno, tu che sei esperto di questo territorio. Maurizio, è una ristorazione sempre in fermento perché affonda le radici nella tradizione, ma non si è addormentata sulle ricette tradizionali. E questo è merito di tanti bravi chef sparsi tra le varie vallate che sanno esaltare la qualità delle materie prime locali che offrono queste meravigliose montagne e sanno rielaborarle nelle loro ricette con tecniche moderne. Quindi vanno a reinterpretare le ricette più antiche, ma anche creano dei nuovi piatti molto sfiziosi, come vedremo farà Oscar Tibolla al ristorante Alle Codole qui vicino. Infatti adesso andiamo a trovarlo. E allora arriva Oscar Tibolla. Buongiorno a tutti, sono Oscar Tibolla, titolare del ristorante Alle Codole e lavoro insieme a due fratelli, Tibolla Diego, che è il sommelier del locale, e la sorella Livia, che è in sala, la maître. Siamo scesi nella cantina delle Codole con Livia e Diego. E Diego, cosa c'è? Cosa raccoglie la tua cantina? Diciamo, abbiamo una cantina con oltre 700 etichette. Ah, caspita. E ci sono vini, parecchi vini diciamo del nord-est, ci sono anche altri vini che vengono un po' da tutta Italia, soprattutto dal Piemonte, dalla Toscana, dalla Sicilia, un po' da tutte le regioni d'Italia. E poi ci sono anche dei vini francesi, perché io sono appassionato da tanti anni soprattutto di Borgogna, di Bordeaux. E quindi in queste alte vallate del Bellunese possiamo anche venire a assaggiare una cucina gourmet e dei vini particolarmente selezionati e particolarmente curati, giusto Diego? Esattamente. Bene, allora oggi Oscar ci porti a conoscere un paio di piatti tuoi, delle tue creazioni dedicate a questo territorio, vero? Certo. E allora adesso andiamo a vedere cosa ci prepara Oscar. Ed ecco un piatto che possiamo dedicare decisamente al territorio, ma anche perché noi poi andremo a trovare chi produce i fagioli Jalet, che è un presidio slow food, è un prodotto coltivato sulla bassa valle bellunese ed è ottimo. Jalet perché è un po' giallino, no? Sì. Però sì. È un fagiolo piccolino. Molto piccolo, ma poi viene messo a bagno naturalmente e quindi con l'ammollo diventa un po' più voluminoso ed è molto cremoso, ha una resa molto alta. E il sapore? Il sapore è dolce, buonissimo. Allora andiamo a vedere questo piatto che si chiama? Crema di fagioli Jalet con salmerino alpino e ricotta di capra. Facciamo rosolare la cipolla e la carota. Mettiamo anche una fogliolina di alloro. Una volta fatte rosolare le verdure aggiungiamo un po' di patate, non troppe.
Una volta fatte rosolare questo fondo, aggiungiamo i nostri fagioli gialletta. I fagioli sono stati messi a bagno la sera prima in acqua fredda. Facciamo rosolare ulteriormente, mettiamo il condimento, il sale, il pepe e adesso copriamo con dell'acqua. Ecco qua abbiamo il salmerino alpino delle nostre Dolomiti, è un allevamento di alta qualità che si trova in Valpassiria, sopra Merano. Adesso ricaveremo il trancetto per arricchire la nostra crema di fagioli gialletta. Tagliamo due trancetti. A questo punto il nostro trancetto di salmerino andiamo ad avvolgerlo nel lardo. Questo lardo è un lardo nostrano, molto saporito, che viene condito con delle spezie varie e poi lasciato maturare. E andiamo a cuocerlo, mettiamo un filino d'olio, un minutino da una parte e un minutino dall'altra e lo lasciamo andare proprio ancora un minutino, sempre a fuoco dolce. Il salmerino deve rimanere rosa dentro perché comunque è una carne abbastanza compatta e se è troppo cotto tende a diventare duro. Spengo il fuoco. Il calore della padella finirà la cottura del salmerino e per finire la cottura mettiamo il coperchio e lasciamo riposare il salmerino. Questa è la ricotta di capra, una ricotta di capra della latteria di Agordo. Noi andiamo a spezzettarla in questo modo, poi andiamo a condirla con un po' di sale, un po' d'olio e un po' di pepe. Andiamo a coprire con una campana di vetro. Adesso andiamo a mettere il fumo all'interno della campana e copriamo col nostro coperchio. Lasciamo 2 minuti la ricotta che assorba questo fumo e siamo pronti poi per andare a impiattare. La crema va disposta sulla base del piatto. La zuppetta l'abbiamo frullata. Al centro del piatto il trancio di salmerino avvolto nel lardo. Attorno mettiamo la ricotta di capra. Andiamo a impreziosire con un po' di radicchio di Treviso, una julienne di radicchio di Treviso. Questo dà un contrasto un po' croccante e anche una nota amarotica al piatto, perché il salmerino è dolce, la crema è dolce, la ricotta è sapida e questo ci dà la nota amara al piatto. Che ben di Dio però, il radicchio rosso di Treviso tardivo IGP, è un'eccellenza che abbiamo qui in Veneto. Io sono portabandiere della provincia di Belluno, ma comunque portabandiere del Veneto. Finiamo con un goccino, un selo di olio extravergine di oliva, un po' di pepe e 2 gocce di aceto balsamico tradizionale. E questa adesso è la prova dell'assaggio di questo grande piatto. Ed è proprio un bel piatto, Maurizio, guarda anche cromaticamente quanto è invitante. È veramente bello. È il momento di affondare il cucchiaio. Affondiamo. Sentiamo cosa dice la critica. Veramente buonissimo. Si sentono tutti i profumi degli ingredienti utilizzati, prodotti d'eccellenza di montagna, ma il tutto in un equilibrio assoluto che veramente solletica il palato. Fagiolo gialletto, veramente un fagiolo esclusivo, ricordatevi, fagiolo gialletto. Oscar mi ricorda il telegattone di Canale 5 e soprattutto mi ricorda la trasmissione che facevo io, che era quella di Maurizio Seimandi. Sono il telegattone. È vero, è vero, è vero. Te lo ricordi, la guardavo Oscar. Anch'io, la guardavo anch'io. Ecco, è vero. Oscar, ci è presenti vero. I tuoi ragazzi? Volentieri, sono con me da tanti anni. C'è Marcello che è con me da 16 anni. Viene dal Brasile, e c'è Lucas che è con me anche da 7 anni e c'è Matteo che è con me da 4 anni. È il momento di dire Alpe Adria Cooking Show! Code Infotec, la ricarica è servita. Don't you worry and don't you care, cause I had it in the Allora siamo scesi dal ristorante alle Codole da Canale d'Agordo e ci siamo fermati ad Agordo perché qui si produce il famoso Binatega, vero? Perfetto. Buongiorno. Da quanto producete questo formaggio? È dall'inizio
dell'avventura della cooperativa, circa 13 anni, che abbiamo appunto pensato anche a un formaggio stagionato. Quindi è un formaggio stagionato di quanti mesi? Va dai 10 ai 12 mesi, certe volte anche 13, 14, dipende poi un attimino. C'è chi se lo fa mettere anche via sui 15, 16 mesi. La caratteristica principale del formaggio è che ha una pasta compatta, la tipica pasta di un formaggio a lunga stagionatura. Ha una bella occhiatura. Sì, sì, molto, molto friabile, con una pasta bella intensa, con un gusto intenso. Il formaggio è naturale, perché viene fatto con latte, caglio e sale, senza nient'altro. Senza Si sente un gusto decisamente naturale, bello sapido, sì. Intenso. Io dico che bisogna venire qua a fare la spesa giusta, assaggiare questo formaggio Binategan. Ma poi ho visto che ci sono altri formaggi. Sì, abbiamo anche a latte crudo, mi sembra. Sì, abbiamo due tipi di latte crudi. Un Nostran, che è un 5 mesi, per cui sì. Bello intenso, forte. Bello, anche quello con una bella rugosità, una bella occhiatura. Bello piccante anche. Bello piccante. E il Focobon, che invece è sempre un formaggio latte crudo, ma di 3 mesi e mezzo, per cui le resta un po' meno piccante. Focobon, cosa c'è il Focobon? Focobon è la montagna di fronte a Falcade, appunto perché andiamo a prendere il latte nella zona dell'Alto e Basso Agordino, diamo i nomi in base a dove andiamo a prendere il latte. Allora, da Agordo siamo scesi, siamo arrivati in Valbelluna, dalla parte, diciamo, verso Melo, è possibile? Esatto. Ok. Fumel, Borgo Valbelluna. Ora. Ok, e siamo nell'azienda? Azienda agricola Poggio Pagnan, e adesso siamo proprio sul colle, a Pagnan. E siamo venuti a scoprire questa meraviglia, il fagiolo Jalette. Fagiolo Jalette, prestigio Slow Food, da qualche anno ormai. Nella nostra azienda, nata nel 2014, già nel 2015 abbiamo cominciato a coltivarli perché è una tipicità del bellunese. E quindi, visto che la nostra azienda ricalca un po' la storia del bellunese e della nostra zona, abbiamo avuto piacere di piantare questa varietà. Però io so che adesso ci sta raggiungendo anche il nostro amico Andrea, collega Ciprian. Ero andato a curiosare perché siamo in un posto veramente meraviglioso. Incantevole, proprio abbiamo avuto il senso della natura. Sì. Però tu mi dici che la storia racconta che il fagiolo Jalette è famoso perché? Ma è famoso perché lo chiamavano il fagiolo dei papi, perché ha una caratteristica molto particolare. La buccia è sottilissima, quindi non irrita l'intestino e quindi non provoca quel fastidioso effetto che è il meteorismo. E quindi era per questo era molto apprezzato nella Città del Vaticano, che era l'unico mercato al di fuori, insomma, della piccola realtà qui. Allora, le caratteristiche di questo prodotto incredibile. È un fagiolo che non è molto facile da coltivare perché è abbastanza delicato. Le rese sono abbastanza basse, anche perché, come vedete, sì, è un fagiolo che ne risulta molto piccolo, e circa 7 semi per baccello. Però è molto molto pregiato, come diceva Andrea, perché ha una buccia molto fine, è molto molto apprezzato dagli chef importanti, dai chef stellati anche, perché si presta benissimo a fare delle creme, delle vellutate, rimane sempre molto delicato, con un sapore, diciamo, molto apprezzabile per tutti. Certo, ma difatti abbiamo visto con lo chef poc'anzi, ma questo è piantato in quale che vita ha questo fagiolo? Quando viene piantato e quando lo raccolgono? Allora, normalmente viene piantato tra il 15 di aprile e il 15 di maggio, matura su dei tutori solitamente di bambù o storicamente di nocciolo, quindi delle frasche per noi in dialetto, sì. E viene raccolto da fine agosto fino a circa fine settembre. E poi, Maurizio, aggiungerei anche che è un tesoro della biodiversità. È un tesoro della biodiversità e fa parte dei tesori delle Alpi Adria, guarda che meraviglia. È una microproduzione, no? Giusto? Sì, poche decine di quintali in Valbelluna vengono prodotti. Buona parte viene conferita alla cooperativa agricola qui della zona, si chiama La Fiorita, i quali impacchettano e vendono anche in tutto il Veneto attraverso i loro punti vendita o i loro rivenditori. Ricordatevelo, fagiolo Jalette Valbelluna.
worry and don't you care, cause I did it, da-da-da-da-da-da. La vita è troppo corta per bere vini mediocri. Siamo venuti a trovare Alex per i fagioli Gialette, ma ci ha fatto una sorpresa, perché Alex è anche un viticoltore e un vignaiolo da vitigni resistenti, è vero? Esatto, vitigni resistenti, o PIVI, è un acronimo tedesco che vuol dire viti resistenti alle malattie fungine. PIVI, P-I-V-I, giusto? Esatto. PIVI nasce all'Università di Friburgo. Esatto. Dico bene? Esatto, i primi studi sono stati fatti negli anni 50 e 60 con le prime varietà, di cui una tipologia abbiamo qua dietro, si chiama Brunner. Una delle prime varietà resistenti che sono state ammesse all'impianto anche qui in Italia. Certo, e quindi siamo in Valbelluna e facciamo vino, e facciamo vino anche buono, e soprattutto queste varietà permettono di fare pochissimi trattamenti. Esatto, beh, la nostra azienda è totalmente certificata biologica, ma per dare un'idea, una varietà convenzionale nel bellunese può essere trattata dalle 15 alle 20 volte, qui con 2-3 trattamenti portiamo a casa l'uva. Bene, quindi solo 2 trattamenti è una cosa importantissima, e questo aiuta a vivere anche in un ambiente decisamente molto più meno contaminato, più pulito. Certo, questo ci ha permesso anche di accogliere il nostro amico apicoltore che ha le api qua in mezzo al vigneto. Le api vivono benissimo, fanno anche del buon miele, quindi... Alex, la vendemmia com'è andata quest'anno? Beh, la vendemmia quest'anno, diciamo, come quantitativi non è stata incredibile, però come qualità assolutamente è stata fantastica. Diciamo, la primavera fredda ci ha un po' rallentato la maturazione e diminuito la produzione, però la qualità del vino quest'anno sarà sicuramente superiore a molti altri anni. Ma ecco, una cosa importante, volevo capire quanti ettari ci sono a vigneto in questo territorio, la Valbelluna. Allora, nel bellunese ci sono circa 220 ettari di vite, una parte piantata a prosecco, essendo vicini alla zona, certo, del prosecco. Quasi una cinquantina d'ettari sono di varietà resistenti, di circa una quindicina di produttori che fanno al momento 25 etichette solo da varietà resistenti. Allora, eccoci, siamo arrivati al wine tasting di oggi. Tutte e due suoniamo la chitarra, però lui ci racconta della rivetta. La rivetta è la parte sinistra del nostro poggio. E che abbiamo visto prima. Esatto, dove storicamente c'era vigneto e la motivazione per cui abbiamo rifatto il vigneto era appunto per questa rivetta. Quindi il nostro primo metodo classico si chiama così. Questo è da varietà resistenti, come si diceva, Brunner precisamente, fa 10 mesi di affinamento sui lieviti, dopo viene... Che è un po' un Chardonnay, insomma. Esatto. Blanc de Blanc. Tra i padri ha anche lo Chardonnay. Anche lo Chardonnay. E quindi è esattamente un Blanc de Blanc. Nei primi anni abbiamo fatto vinificare il vino all'esterno. Dall'anno scorso abbiamo deciso di rimodernare le stalle del nonno e del papà del mio socio e trasformarle in qualcosa di nuovo, in una cantina. Ma dove lo troviamo questo vino? Al momento, perché immagino è una piccolissima produzione. Sì, dici? Al momento, diciamo, quello che stiamo degustando adesso, in tutto abbiamo fatto circa 3.000 bottiglie e quindi abbiamo solo la vendita diretta qui da noi. Dal prossimo anno abbiamo già qualche contatto in vari ristoranti, qualche enoteca dove ci piazzeremo, sempre qui nella zona. Andiamo al naso. Tanta freschezza, mineralità, bella pulizia, sembra molto pulito. Colle totalmente calcareo, quindi mineralità. E anche un bel finissimo twittio di bollicine. Al sorso, raccontamelo. Allora, questo è il nostro primissimo. Ci stiamo avvicinando molto, molto a quello che vogliamo. Vogliamo un vino che rispecchi assolutamente il territorio, quindi che non assomiglia a nient'altro. L'obiettivo anche di questo, che fa pochi mesi sui lieviti, è comunque di lasciare un piccolo segno, quindi ricordare un po' la mineralità, la parte montana e la freschezza per le nostre peculiarità, le temperature, gli sbalzi termici, eccetera.
si sente qualche frutto, ma soprattutto qualche fiore, fiori bianchi. Fiori bianchi, sì. Fiorini bianchi. È bello, è tanto fresco, è suadente. Alex, fa piacere veramente vedere dei giovani così bravi, così, così attivi, ma soprattutto con idee innovative, anche per un territorio che è rimasto fermo quasi per secoli, possiamo dire. Ecco, allora sta arrivando anche Andrea, che era andato a fare un bel giro nella cantina. Andrea, sei rimasto sorpreso anche tu? Sono rimasto molto sorpreso e sono molto felice di vedere queste nuove realtà che stanno crescendo nel Bellunese, che puntano tutto sulla qualità, e magari non potrebbe essere altrimenti, visto appunto le vostre dimensioni, però veramente complimenti. Ecco, quindi c'è anche un sito, giusto? Sì, www.poggiopagnan.it, dove potrete trovare anche il nostro agriturismo, il nostro relè Poggio Pagnan. Quindi da Borgo Valbelluna di Mel per oggi è tutto. A te, Adria. Cooking Show. Show. Allora, cari amici, sono appena tornato da questa meravigliosa gita nel Bellunese. E però, cosa sono venuto a fare? Cosa sei venuto a fare, Mauro? Cosa sono venuto a fare? Non me lo ricordo. Come non me lo ricordo? Abbiamo una nuova rubrica. Si chiama? La dispensa del gusto. La dispensa del gusto. E ce la propone Tradizioni Alimentari. A Noventa Padovana. Ed sono le ricette che potrete realizzare voi a casa utilizzando i prodotti che troverete nel negozio e online. Chef Antonio Pianello, sempre su. Questa sera partiamo a tutto tondo e andiamo dall'olio del Garda ai pomodorini datterini pescaresi, a Lecce con una caponata di melanzane, si va in Sardegna con una ricotta di pecora, torniamo a Chieti con la pasta di Giuseppe Coco. Oh, una delle migliori paste italiane. Un parmigiano reggiano 36 mesi che andiamo a spolverare sopra. E allora ci dici, Antonio, la ricetta che i nostri amici possono fare anche a casa? Spaghettino con caponata di melanzane e ricotta al timo. Andiamo a prendere mezza cipolla rossa, un filo d'olio, un rametto di timo che poi toglieremo, aggiungiamo la nostra cipolla e facciamo soffriggere. Andiamo a aprire i nostri due vasetti, sia quello di datterino al naturale, sia quello della nostra caponatina. Nel frattempo apriamo la nostra ricottina di pecora, aggiungiamo alla nostra ricottina di pecora un goccio di olio, un pizzico di sale, un po' di pepe. Nel frattempo noi andiamo ad aprire i nostri spaghetti. Qui aggiungiamo un po' di datterini, sale all'acqua di cottura. Adesso aggiungiamo la nostra caponatina, aggiungiamo un po' di pepe, un po' di acqua di cottura e andiamo dolcemente a schiacciare i nostri pomodori che daranno la cremosità a tutta la salsa. La nostra ricottina, andiamo ad emulsionarla. Allora adesso andiamo a scolare la nostra pasta e andiamo ad emulsionarla. Ci sono tutti i profumi. Siamo pronti per impiattare. Se tu stai cominciando a impiattare, io arrivo. Mi pare giusto, anche perché lo senti il profumo, Mauri? Tocco finale, c'è eccolo c'è un tocco qui. Finale. Eccolo qui, abbiamo la nostra nuvola di ricotta con una copiosa spolverata di parmigiano. E a Mauri diamo l'onore di due gocce di olio del Garda, e lo potete trovare da Ciberie e da Tradizioni Alimentari. Alimentari. Ed eccoci allora, il piatto è servito e naturalmente lo potete fare anche a casa vostra. E per noi in questo momento è Ape Adria Cookie Show! E what you drink, baby?
Hey, what you drinking, baby?